Uniti, sicuramente sotto il piano della costruzione, del gioco. Chiedo scusa. E un pizzico di attenzione in più, perché sicuramente col Cesena, se fossimo stati un po' più attenti, un po' più determinati, il punto l'avremmo anche meritato e portato a casa. Allora, Carrarese è una squadra, secondo me, di alta classifica, nel senso che ha giocatori importanti, ha una squadra organizzata, è una squadra che lavora bene, è una di quelle che fa più cross alle corsie esterne, attaccano bene la porta, quindi è una partita impegnativa con un tasso di difficoltà sicuramente elevato. L'assenza di Bakayoko per squalifica ci crea qualche difficoltà, perché a livello numerico siamo pochi, però anche questo sarà un discorso che andremo a affrontare nei prossimi giorni, cercare di bilanciare determinate situazioni. Abbiamo un'ulteriore difficoltà, nel senso che Uccelli non ha recuperato, quindi non è stato convocato, e anche lì a livello numerico, come under, diciamo, siamo un attimino con qualche difficoltà, quindi non mi sembra al momento questo di andare dopo una giornata a cambiare troppe situazioni, perché non è il mio concetto. Dobbiamo prima almeno apprendere determinate situazioni per poter poi fare qualche cambiamento, quindi la linea deve rimanere quella, avremo un giocatore che andrà a sostituire Uccelli e Bakayoko. Mister, dopo questa seconda settimana di lavoro, intanto un bilancio di lavoro con i ragazzi, come li ha trovati questa settimana, anche semplicemente le sue sensazioni, perché insomma questa è appena arrivato del resto qui. Ma sotto il punto di vista del lavoro si stanno applicando, lavorano con grande impegno, sotto questo non ho nessuna remora. Sicuramente dobbiamo accelerare il discorso di compattezza, di aiuto dentro il campo. Questo non è ancora come vorrei che fosse. E invece, parlando degli altri aspetti di miglioramento di cui poi accennavo anche nella conferenza stampa preparata col Cesena, appunto, avendo avuto più tempo per lavorare con la squadra, intanto si è lavorato sui piazzati, perché chiaramente questo è un tema che è importante, lei stesso l'ha sviscerato, e poi anche sull'aspetto propositivo, sull'aspetto offensivo. Una squadra che tanto col Cesena si è visto qualche miglioramento, qualche spunto in più, però ecco, dopo un'altra settimana di lavoro potrebbe esserci stato qualche altro miglioramento. Sì, allora, come ho già detto in precedenza, noi qua non possiamo solo lavorare su un tipo di situazione, dobbiamo cercare di migliorare sia la fase difensiva che la fase offensiva. Lavorando, secondo me, abbiamo i giocatori per poter fare male alle altre squadre, dobbiamo migliorare per come andare a farglielo, perché abbiamo determinate caratteristiche, dobbiamo cercare di, soprattutto sulle fasce, anche perché probabilmente la Carrarese giocherà 3-5-2, quindi saremo contrapposti, dobbiamo andare a cercare di vincere qualche duello sulle corsie esterne, perché abbiamo bisogno che gli attaccanti ricevino palla sia dai centrocampisti, però anche dagli esterni. Abbiamo bisogno di inserimenti, e su questo ci stiamo lavorando, abbiamo lavorato molto. Per quanto concerne i piazzati, anche lì abbiamo lavorato, però il calcio piazzato in fase difensiva bisogna metterci tantissima attenzione, non puoi perdere un secondo, l'attenzione deve essere massimale, e invece nelle palle da fermo c'è sempre questa difficoltà nell'andare a mantenere
rispetto a una palla che è in movimento la concentrazione massima, quindi ci abbiamo lavorato, però anche lì vengono poi fuori le caratteristiche dei nostri giocatori, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Anche sugli angoli non abbiamo fino adesso creato grandissime difficoltà alle squadre avversarie, quindi per forza di cose questo trend lo dobbiamo migliorare. Sarà anche con Ferrarese, sarà una partita che, l'ho detto ai ragazzi, noi dobbiamo imparare, secondo me, a soffrire. Il calcio è anche sofferenza, devi tante volte dare una mano al compagno, lottare su tutti i palloni, andare a scorrere. Tante squadre ho visto che a Carrara hanno avuto un possesso palla molto inferiore, però tante volte sono riuscite a portare a casa il risultato, quindi è normale che in questo momento noi dobbiamo cercare di fare punti con tutti e dobbiamo andare con fiducia a Carrara a cercare di, anche se abbiamo qualche piccolo problema, ma non è non deve essere un alibi, noi dobbiamo andare a combattere e cercare di fare la nostra partita e portare a casa punti. Questo è quanto. Ripeto, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, si stanno impegnando, quindi dobbiamo migliorare però su questi aspetti di una coesione, di una compattezza che secondo me siamo un po' indietro.